sit-in dei lavoratori della Treofan di Battipaglia nei pressi della prefettura di Salerno. L'ennesima manifestazione di una protesta che dura da più di un mese e che venerdì ha vissuto la sua giornata peggiore con la notizia della chiusura dello stabilimento e dell'avvio delle procedure di licenziamento. Adesso siamo all'attacco. Per noi non è finita ancora, il gioco inizia adesso, se lo vogliamo chiamare così. Il governo ha fatto delle promesse e le deve mantenere, deve trovare il modo di mantenere le promesse. Parlo del governo, ma parlo trasversalmente del governo, perché il problema non è solo Treofan, lo dobbiamo sapere. Il problema ieri sono state altre multinazionali, ne vediamo qui un esempio. Il problema è trasversale. In Italia stanno facendo man bassa del Made in Italy. Basta, basta. Giorgio Sorial, vice capo gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, ha annunciato sulla sua pagina Facebook che verrà convocata con urgenza l'ambasciatrice dell'India in Italia e che a giorni verrà indetto il nuovo tavolo presso il Ministero per comunicare i prossimi passaggi, fra cui la convocazione dei rappresentanti di Management e Capitali, la finanziaria di Carlo De Benedetti che ha venduto la Treofan agli indiani della Jindal. No, non basta. Di Maio penso che a questo punto deve metterci le mani, intendo qualcosa a livello politico, qualche decreto speciale che salvi non solo la Treofan, ma le multinazionali che oggi sono come la Treofan, le sedi produttive che stanno chiudendo e che continuano a chiudere giorno per giorno. Noi siamo qui perché vogliamo che il governo, oltre a metterci la faccia, ci metta anche le mani. Non ci arrendiamo, non molliamo e questi 73 giorni saranno ogni giorno protagonista di una nostra mossa. Adesso basta, siamo veramente stanchi, la rabbia è a fior di pelle. È uno sporco gioco finanziario, tutto qui. Fondamentalmente noi siamo un'azienda profittevole, si parla di crisi ma crisi non è. C'è solo uno sporco gioco finanziario, un'azione finanziaria, non economica. Il ministero è sbagliato, dove dovrebbe andare Carlo De Benedetti? Benedetti secondo me dovrebbe essere portato in una questura o al Ministero degli Interni, perché ha rovinato tutto quello che ha toccato, soprattutto in Italia. E se si svegliano, speriamo che si svegliano, è forse troppo tardi. Di Maio è venuto il 26 dicembre, ragazzi, parliamo di un mese fa. Non sono giorni scorsi, sono passati 30 giorni. Voi sapete che cosa vuol dire 30 giorni di presidio giorno e notte a dormire lì? Lo sapete che cazzo vuol dire? È passato un mese, non sono passati pochi giorni. Qualcuno l'ha chiamata passerella, qualcuno l'ha chiamata esposizione mediatica. Il problema è questo, come diceva Federica, penso di interpretare il suo pensiero, che poi è quello di tutti e 200 noi, perché in effetti si parla di 78, ma in effetti noi con l'indotto superiamo anche le 200 persone. Passerella o meno, noi vogliamo i risultati che ad oggi non ci sono. Le mani, non la faccia, allora, le mani. Non si può alle 11 della mattina sentire persone del Ministero che hanno una trattativa in corso e ci danno delle speranze, il pomeriggio alle 1:30 riceviamo una telefonata che dobbiamo andare a prendere la lettera di cessazione di attività. Non è così che funziona in un paese civile. Non possiamo permettere agli stranieri di venire in Italia, mettere in cassa i soldi pubblici italiani, i nostri contribuenti, noi che paghiamo le tasse, noi che con gli sforzi paghiamo le tasse. Gli indiani hanno sputato in faccia alla politica italiana. E prenderci a sbeffeggiare noi, le strutture sindacali e lo Stato, perché in questo momento hanno sbeffeggiato lo Stato, che Di Maio sia venuto o meno, le promesse che ha fatto, pretendiamo che le mantenga, ma le mantenga come cittadini italiani, perché domani che noi non abbiamo lo stipendio non possiamo pagare nemmeno le tasse. Questo è il problema. Quindi ci esonerano anche da quelle. Cosa sperate? Speriamo di far rumore, di portare il rumore all'attenzione giusta, perché c'è da sottolineare anche un'altra cosa. Persone da 25 a 45 anni, tutti giovani, io ho 4 figli, non è che ne ho uno. Non è difficile perdere la testa, non è difficile avere un momento. Poi creiamo altri problemi. Quindi è chiaro che ben che si sappia che l'asticella della sicurezza è finita, non la possiamo più rispettare, anzi non è che perché vogliamo minacciare, non la possiamo più garantire, non la possiamo più garantire. Io domani non lo so cosa devo raccontare e cosa devo andare a fare a 45 anni. Non
non è possibile permettere che vengano in Italia, prendono i finanziamenti in una regione per potenziare e fanno un'operazione così brutta di finanziare che veramente è squallida, chiudono due strutture, la Germania non si tocca, noi vogliamo sentirci rappresentati, per cui non è possibile chiudere una realtà come la Treofan che praticamente chiude in attivo il fiore all'occhiello. Io faccio il sindaco da 2 anni, una delle prime industrie che ho visitato è proprio la Treofan, è una società che lavora, fa 3 turni lavorativi al giorno per garantire la consegna a prodotto di qualità e quindi non stop. Non è pensabile chiudere una realtà del genere. Se chiude una realtà del genere, che dobbiamo fare per il resto? Battipaglia ha ottenuto l'area di crisi complessa, rientra nella zona economica speciale. La solo Treofan ha 200.000 metri quadrati di proprietà, il solo valore della terra è di 10 milioni di euro, non è possibile permettere un'operazione finanziaria con 500.000 euro e chiudo tutto. Questa è una speculazione che non va e quindi tutti a livello governativo ci aspettiamo una maggiore fermezza dal governo, cioè non è possibile che non si riesca a far sedere a tavolo la proprietà. Questa è la cosa assurda, quindi chiediamo al governo maggiore fermezza, almeno che si riapra il tavolo, che ci si sieda con la proprietà e con la regione anche Puglia, perché non so se il governatore sa di tutta questa storia, ma che si riapra il tavolo e che ci si confronti.